14 anni di Juventus e adesso allenatore, ma non sei stanco? No, anche perché mi ero prefissato questa, ho avuto la fortuna di rimanere 14 anni, insomma questa società mi ha dato molto, è stata probabilmente anche una cosa reciproca, per cui è il mio lavoro, mi è sempre piaciuto rimanere nell'ambiente del calcio, per me è stato il massimo, anche perché come ho detto prima è un mestiere che mi piace e di conseguenza ecco ti appaga poi di tutto. Il tuo primo giorno alla Juventus? Caspita se me lo ricordo, era il 23 o il 28 luglio. Non ti ricordi tanto? No, era il primo giorno di ritiro e mi ricordo sono partito da Milano con mio fratello, la notte indubbiamente non ho dormita, mi sono presentato qui al raduno, era pieno di gente e niente, mi ricordo che mio fratello mi spingeva per entrare qui allo stadio e niente, è stata una cosa emozionante, mai più pensavo poi di rimanere così tanto, ce l'ho fatta, per cui una soddisfazione enorme. Qual è stato il tuo primo amico nella Juventus? Ma amico, amici ce ne sono stati tanti, anche perché ho avuto la fortuna di vivere con della gente per addirittura 9-10 anni, ma i primi anni ero con Tardelli, con Cabrini, con Gentile, con Marchetti. Amici lo eravamo tutti, però probabilmente i miei 20 anni, allora avevo 20 anni, mi portava così a frequentare gente giovane come me. Sei arrivato alla Juventus come erede di Salvadore? Sì, sono arrivato come erede di Salvadore e all'inizio era un po' una cosa abbastanza difficile per me, anche perché Salvadore, 12 anni, 13 anni di Juventus, è stata una bandiera, sostituirlo non era facile. E tutti dicevano, arriva un ragazzino di 20 anni, erano un po' tutti scettici. E invece poi, ecco, ho smentito tutti e questo è molto bello. Il più grande juventino dei tuoi 14 anni? Uno forse poco, ce ne sono stati tanti. Quale? Da Zoffa, i Bettega, i Furino, gli Anastasia, il Capello, gli Altafini, i Gentile, i Causio, i Tardelli, i Cabrini. Per cui ecco, era tutta gente che giocava molto bene, non per niente era in nazionale e di conseguenza in questi 10 anni ci sono visti veramente dei grossi campioni. Il tuo gol più bello? Ma forse quello alla Roma nell'anno 83-84, dove feci gol a 6 minuti dalla fine e vincemmo 2-1. Un parere su Dino Zoff? Io penso che Dino Zoff sia unico sia come uomo e sia come calciatore, come portiere. Era uno che non ti faceva pesare mai nulla, era uno che ti dava dei consigli. Io ho cercato di carpire quelli che secondo me ritenevo più importanti. È sempre stato quello che già il primo giorno di raduno mi ha sempre dato dei buoni consigli, addirittura andato dai giornalisti a dire lasciatelo stare, se avete qualcosa da dire venite da me, per cui mi faceva un po' anche da papà. Tanti anni di calcio non hanno condizionato il tuo privato? No, assolutamente, anche perché a casa tutte queste cose non me le facevano pesare, cioè le mie assenze. Ho fatto 14 anni tra nazionale e coppe, a casa eravamo poco, per cui quando ritornavo a casa da ogni trasferta trovavo sempre chi mi apriva la porta o con il sorriso o con la voglia di vedermi. Quindi non mi ha mai fatto pesare queste cose. Si dice che il calcio è vita, ma il calcio è anche violenza. Ma il calcio è vita, è felicità, perché il calcio è uno sport. Poi indubbiamente si vive anche in una società dove ci sono i lati negativi e ci sono dei lati positivi. Purtroppo abbiamo vissuto anche delle tragedie, non so, come quella di Brussels, che doveva essere la festa dello sport, visto che era una finale di Coppa dei Campioni, invece si è tramutata così in tragedia. Il calcio nasce per felicità e per voglia di correre, voglia di giocare, perché è uno sport. Se poi ci sono altre cose, indubbiamente penso che così fa parte anche nella società in cui viviamo al giorno d'oggi.